Mahabharata 0111 stupenda opera indiana. 1. L'arrivo di Sutta Gosvami. Circa 5.000 anni fa, nel corso del suo peregrinare, il santo ed erudito Sutta Gosvami, desiderando portare i propri omaggi ad alcuni saggi, che da anni svolgevano un impegnativo sacrificio, giunse in una radura della foresta di Naimisha, in India, la splendida nazione conosciuta a quei tempi con il nome di Bharatavarsha. I rishi, dal cuore completamente purificato da ogni identificazione con la materia, riconobbero immediatamente il figlio di Romarshana, che nonostante la sua giovane età era già considerato degno di ogni rispetto. Lo salutarono e gli offrirono un seggio. Così, dopo aver mangiato del cibo offerto alle divinità e essersi rimesso dalle fatiche del lungo viaggio, Sutta si accomodò su un tappetino tessuto con erba kusha e offrì rispettosi ossequi a tutti. Noi sappiamo che in questi ultimi anni hai viaggiato molto, dissero i saggi, e che sei stato in numerosi luoghi sacri. Da dove provieni, ora, o Sutta? Raccontaci tutto, noi ti ascoltiamo. Provengo dalla santa arena del grande sacrificio dei serpenti di Marayanameyaya, rispose Sutta, ove mi è stato concesso l'onore di ascoltare la sacra e meravigliosa storia chiamata Mahabharata, composta da Vyasa. Subito dopo, colto da curiosità, sono andato a visitare Samanta Pankaka, il luogo in cui tempo fa si combatté la battaglia fratricida tra i figli di Dhritarashtra e quelli di Pandu, i protagonisti di questa fantastica narrazione, che è in se stessa una meditazione sul Signore Supremo Shri Krishna e arreca a tutti, oratori e ascoltatori, il massimo del beneficio spirituale. Se volete posso ripetervela dall'inizio, esattamente come l'ho ascoltata, senza aggiungervi niente di mio. E allora, comodamente seduti secondo le varie posizioni dello yoga sui loro tappetini di erba santa, i saggi si apprestarono con grande felicità ad ascoltare il Mahabharata. Due Sutta inizia a raccontare. Dopo essersi sottoposto a severe penitenze e prolungate meditazioni, il saggio Vyasa, che per tutta la sua vita aveva sempre mantenuto fede ai propri voti e osservato le pratiche delle ascesi spirituali, studiò con grande attenzione e serietà l'eterna conoscenza contenuta nei Veda, testi che a quel tempo non erano ancora stati messi per iscritto, ma erano ripetuti solo in forma orale. Consapevole delle difficoltà in cui sarebbe incorsa la gran parte della gente, di regola poco incline al ragionamento analitico, cercò di rendere in maniera semplice e chiara i concetti filosofici ivi espressi. Intanto gli avvenimenti, che il Rishi si accingeva a narrare erano in pieno svolgimento e la presenza di Shri Krishna sul pianeta gli diede l'ispirazione giusta per delineare nella sua mastodontica opera anche i principi fondamentali della spiritualità. E nella sua mente vasta e profonda come l'oceano, la storia, che avrebbe poi chiamato Mahabharata prese corpo, con tutte le sue delicate forme espressive e i suoi concetti divini racchiusi nell'incalzare delle vicende. Dal giorno in cui il saggio aveva cominciato a meditare e a richiamare nella sua mente il Mahabharata erano trascorsi diversi anni e, quando alla fine lo ebbe terminato, ritenne opportuno metterlo per iscritto in modo da divulgarlo tra le genti. In quei giorni in suo aiuto venne il Deva Ganesha, che fu ben felice di accettare l'incarico di scrivano, e ben presto l'intera opera divenne una meravigliosa realtà. Il Mahabharata fu diviso in 18 parva e 1929 sezioni, con un totale approssimativo di 100.000 versi. Ben 3 anni trascorsero prima che l'intero lavoro fosse compiuto. Sappiate, o saggi dal cuore totalmente libero dalle terribili contaminazioni della lussuria e della rabbia, che mai in questo mondo fu messa per iscritto un'opera più sublime. Ascoltate con attenzione mentre la recito.